In questi giorni avrò l'ufficiale giudiziario che mi butterà fuori di casa e non so dove andare a vivere. Nessuno mi vuole affittare una casa perché con il reddito di cittadinanza nessuno ti dà una casa, un alloggio dove vivere e non riesco a uscire fuori da questa situazione. Io ho chiesto aiuto al comune, ma beh, spero per il bene dei miei figli, due bambine minori, che qualcuno mi dia la possibilità di dargli una vita serena, quella che in questi anni non c'è mai stato e quella che spero che lo Stato faccia, perché io sono una persona che ha denunciato il pizzo e lo rifarei anche domani mattina e che praticamente ho perso tutto, perché a me, oltre a mettermi l'attacco che nel negozio che stavo aprendo alla noce, poi me li sono ritrovati a casa e mi hanno bruciato la mia villa, portando via tutto quello che avevo. E da 8 anni vivo una vita disastrata, sia economicamente che sociale. Spero che lo Stato si ravveda in tutto questo e aiuti le persone che denunciano. Tu hai fatto domanda per diventare un testimone di giustizia, se non mi Sì. sbaglio, a che stato è, da quanto tempo è che aspetti una risposta? Allora, noi abbiamo fatto, ci sono stati tre passaggi di tre avvocati diversi, perché da 2 anni abbiamo fatto richieste con tre avvocati diversi al procuratore, ma nessuno mai ha dato una risposta. Protezione che non è solo da un punto di vista fisico, ma tu, tra virgolette, ti senti anche abbandonato dallo Stato. Mi dicevi poco fa che hai fatto domanda anche per entrare, diciamo, nelle graduatorie per avere un bene confiscato, ma le procedure sono farraginose. Sì, ho fatto richiesta al comune per entrare su questi beni, per avere una casa, un alloggio per i miei figli dopo che c'ho questa situazione dello sfratto, ma tutto questo si prende i suoi tempi, con delle graduatorie enormi e dove anche i beni dal patrimonio del comune non vengono ben distribuiti. Tra l'altro, appunto, ci dicevi che ad oggi tu non nemmeno sei in graduatoria, no? Sì, perché le graduatorie vengono inserite soltanto nel mese di settembre, perciò ancora oggi ho un numero di protocollo ma senza graduatorie. Tornando indietro, tornando a quel 2014, tu denunceresti di nuovo chi, a che servizio? Allora, se torniamo indietro nel 2014 lo rifarei e lo rifarei anche oggi perché con questi anni di esperienza ho trovato e conosco le strade giuste che non sono state quelle che io ho trascorso, dove le persone non passerebbero quello che io ho passato. Il primo mondo con cui ti sei interfacciato è appunto quello dell'associazionismo, mi hai fatto poi qualche nome poco fa, però non hai avuto una buona esperienza. Perché? Perché loro l'unica cosa che sanno fare è quella di tenerti basso e io sono convinto che non siamo delle persone che abbiamo denunciato, ma per loro siamo soltanto dei numeri che abbiamo denunciato. Quante volte negli ultimi anni ti è stato detto stai tranquillo, non ti preoccupare? Tantissime volte, anche quando quando sono stati arrestati, quando mi hanno rubato la macchina, devo stare tranquillo e calmo. Ma questo tranquillo e calmo non ho mai capito il perché devo stare tranquillo e calmo. Torniamo ai giorni nostri, il 19 aprile scade, diciamo, il termine ultimo Sì. per lo sfratto, il futuro. Il futuro è incerto, sicuramente andrò a dormire in macchina con i miei figli e penso che questa sarebbe una grandissima umiliazione per uno che ha fatto il suo dovere.